parlare di quello che proprio il presidente dell'ANA, no? Cos'è? Bianca Maria Farina, ha lanciato un po' l'allarme dicendo che l'Italia è un paese sottoassicurato, abbiamo ancora un gap in fondo, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni con gli altri paesi europei. Mi sembra che sia partita anche una campagna proprio dell'ANA, no? Per far capire agli italiani sì. quanto sia importante proteggersi dai tanti rischi che affrontiamo nella vita. Allora, in questa protezione, quali sono le esigenze che hanno i clienti, dottor Viganotti? Io mi riallaccio all'ultima sua affermazione per introdurre il discorso della consulenza, cioè quello che manca a noi in Italia dal punto di vista della clientela, diciamo così, cioè del consumatore o della piccola media azienda, è la percezione del rischio. Ecco, e qui sta a noi mondo addetto ai lavori, a noi mondo assicurativo, cercare di introdurre questo concetto, di far capire ai nostri possibili clienti la percezione dei rischi che giornalmente si corrono nella vita quotidiana, a partire dal capo famiglia per arrivare all'imprenditore, al professionista e via dicendo. Ecco, questo è uno, secondo me, dei motivi principali per cui... Perché gli italiani, no, c'è stata un'altra puntata qualche settimana fa e qualcuno ha detto perché gli italiani, insomma, pensano sempre allo stellone anche, no? Che non possa mai capitare loro nulla. È vero, è questo. Vero anche questo, ma proprio perché manca la percezione del rischio. Cioè, partiamo dalle cose basilari, proprio dalla famiglia italiana, e la percezione che possa accadere qualche cosa che metta in dubbio l'esistenza stessa della famiglia, il patrimonio che il capo famiglia ha costruito negli anni, o addirittura un danno fisico che può subire e che può portare a un'invalidità permanente attraverso la quale poi servono tutta una serie di servizi con i costi che ci sono. Ecco, questa percezione del rischio manca e sta a noi trasferirla, farla capire. E far capire che non basta solo la stella cometa che passa sopra le nostre teste, perché per anni può anche non passare. Insomma, questo secondo me è il motivo principale. Ecco, lei che operativamente tutti i giorni è sul mercato, diciamo così, ecco, rispetto a questo tema, come sta vedendo? Gli italiani stanno cominciando a percepire questa percezione, scusate la ripetizione, del rischio? Chiedono consulenza, chiedono nuove protezioni o sono ancora un po', tra virgolette, pigri rispetto alle polizze? Ma dal punto di vista mio, della città che rappresento, noi abbiamo di fronte una sfida importante, abbiamo dei orizzonti di crescita eccezionali. Sappiamo benissimo che il cliente medio italiano è, appunto, abbiamo detto, sottoassicurato rispetto alla media europea, e quindi chi opera in questo settore ha, secondo me, ha di fronte una sfida molto interessante. E noi per questo, infatti, io mi occupo della rete commerciale di Multilife ed è da tanti anni che cerchiamo di diffondere cultura alla nostra rete di vendita e ai loro clienti, appunto andando a... Noi ci siamo occupati essenzialmente ad oggi di tutela del patrimonio, quindi per tutta la parte finanziaria, quindi di mettere a tutela il patrimonio complessivo del cliente. E invece adesso intendiamo anche proporci sulla parte danni, anche perché la normativa che entra in vigore a breve ci darà una spinta verso questa direzione. E noi contiamo proprio di fare del nostro verbo futuro quello che è il discorso del risk management e il discorso della consulenza. Sì, sì, poi parleremo appunto delle nuove normative, perché è un tema molto importante. Lei ha già accennato un po' al discorso del ruolo del broker, no? Sì. Qual è questo ruolo? Qual è il suo valore aggiunto? Il ruolo del broker è proprio finalizzato alla consulenza, all'attività per conto di tutti quei soggetti che non lo possono permettere in casa propria, a questa attività di risk management, cioè di ricerca del rischio e di trasferimento diciamo di questa percezione, di questa ricerca che è stata fatta per far capire quali sono le grandi difficoltà e che queste difficoltà, che possono verificarsi ogni giorno, in ogni momento della nostra esistenza, possono essere trasferite a qualcun altro, che è la compagnia di assicurazione. Per la verità non sempre è possibile trasferire tutto a una compagnia, ma nella maggior parte dei casi sì. Ecco, il nostro ruolo è quello di dare questo valore aggiunto. Io dico sempre ai nostri associati,
non parliamo di vendita di polizza, anche se nei regolamenti è scritto vendere la polizza. Parliamo di offerta, di consulenza, e dopo l'offerta della consulenza, se e quando fosse necessario, si va sul mercato a cercare il contratto assicurativo che soddisfa le esigenze. E questa normativa a cui accennava il collega sicuramente ci accompagna verso questa direzione, no? Della consulenza. Vabbè, allora mi viene la curiosità, com'è questa nuova normativa? Che cosa prevede, se volete spiegarcela un po' per questa nuova normativa, che è il ricepimento della normativa europea sulla distribuzione assicurativa, diciamo che ha cambiato nome perché generalmente si riferiva alla intermediazione. Oggi si chiama distribuzione perché nel programma, diciamo così, sono entrate anche le compagnie di assicurazione. Beh, questa nuova normativa spinge sicuramente di più verso la consulenza, ha introdotto dei concetti attraverso i quali quando... La normativa ha un nome specifico? IDD, cioè adesso non mi ricordo la definizione, ma è comunque la normativa sulla distribuzione assicurativa, e credo che sia International Distribution. Vabbè, comunque l'abbiamo capito, insomma è la cronaca. Sì, esatto, che è stata recepita dal nostro Stato recentemente, adesso l'IVAS sta così scrivendo i vari regolamenti, tre li ha già messi in pubblica consultazione, ma dicevo, il concetto principale di questa direttiva, di questa normativa, è quella che pone l'assicurato nella centralità del mondo assicurativo, e l'intermediario, perché a me piace sempre definirlo intermediario, la persona che deve accompagnare per mano l'assicurato a trovare le soluzioni giuste. Tant'è vero che in una delle norme, no, si parla di test, demand and needs, cioè il test della domanda e del bisogno, o dall'altra parte si parla di advice, cioè di consulenza che viene fornita con tutta una serie di procedure da seguire. Diciamo, questo è un po' il sunto. Poi... Questa consulenza viene pagata oppure fa parte poi del premio che viene sottoscritto? E la consulenza, la direttiva dà la possibilità all'intermediario di chiedere delle fee per questa consulenza. Quindi diciamo che noi spacchettiamo, mi passi questo termine, l'attività in tre funzioni diverse. La consulenza iniziale, la intermediazione, cioè la ricerca dei contratti assicurativi, e la gestione successiva. Ecco, mentre l'intermediazione ha un ritorno economico da parte delle compagnie di assicurazione, la consulenza, che può essere anche consulenza pura, che si ferma prima dell'intermediazione, può essere chiesta direttamente e concordata direttamente con il cliente. Il cliente, che dicevamo prima, insomma, non ha ancora questa cultura assicurativa, è disposto a pagare questa consulenza? Allora, noi ci scommettiamo. Ci scommettiamo perché, innanzitutto, perché noi pensiamo di avere nell'ambito della nostra rete di vendita, io parlo della mia esperienza personale, delle persone altamente qualificate che sono state in grado fino adesso di fare quello che è tutta l'analisi di rischio concernente il patrimonio del cliente. Noi abbiamo fatto sempre tanta formazione nell'ambito di tutela patrimoniale, abbiamo fatto sempre fare tanta formazione, abbiamo sempre usato lo strumento polizza vita partendo dal vantaggio nell'ambito della pianificazione successoria. E per questo che adesso che ci stiamo lanciando anche nel mondo del brokeraggio assicurativo, lo teniamo a fare con una società di brokeraggio che avrà come fonte principale, tra l'altro, di reddito, quello di fatturare consulenza. E noi vogliamo partire, per questo parlo di un concetto abbastanza innovativo nell'ambito dell'intermediazione, perché intendiamo formare una rete, la nostra rete, ma anche quelle che poi ci raggiungeranno, nell'ambito più generico del risk management, in maniera tale che l'attività di risk management vada a dare un certo tipo di consulenza, e solo a valle dell'attività di consulenza vi sia la possibilità da parte del consulente di curare la parte vita o danni. Sì, sì, ma voi vi rivolgete, il vostro cliente cos'è? Un retail oppure il piccolo imprenditore, cioè eterogeneo, diversificato? Adesso, come attività di mediazione assicurativa sul vita, noi abbiamo coperto un po' tutto lo spettro, nel senso che ci occupiamo sia
l'intera retail, ma ci siamo occupati, come dice il nome Multilife Private Insurance and Direct Market Wealth Manager, ci occupiamo soprattutto della parte di private insurance, quindi andando a incontrare clienti facoltosi e quindi gestendo il loro patrimonio da quel punto di vista lì. Ecco, parlavamo delle nuove regole europee, l'abbiamo accennato. Diciamo ci sono tante normative anche italiane, no? Mi sembra, sì, che a ottobre dovrebbe partire, primo torniamo ottobre, indietro, sì, all'anno scorso, il DDL liberalizza concorrenza, insomma. DDL concorrenza, sì, quindi siamo imminenti, no? Sì. Questo riguarderà anche i canali distributivi, il discorso di presentare per esempio più offerte, mi sembra, verso il cliente, cioè, sì, nell'RC auto. Volevo chiedere, dentro diciamo il grande mercato dell'assicurativo ci sono tanti canali di distribuzione, no? Sì. C'è il canale storico degli agenti, c'è un canale altrettanto storico che è quello del broker. Sono cresciute negli ultimi anni anche in Italia, sebbene non con i tassi di altri paesi europei, penso a quelli anglosassoni, l'assicurazione diretta, no? Che prima, sì, era telefonica, adesso online, però mi sembra che copra ancora una quota di mercato abbastanza contenuta, comunque sotto il 20%, mi sembra, anche meno. Sì, sotto il 10%. Forse sotto il 10%, sono quindi stato fin troppo generoso, insomma. Quindi ecco, in questo mercato così, alla luce anche delle nuove normative, qual è il ruolo del broker che può svolgere? Io diciamo che ogni tanto lancio un messaggio che vorrei che prima o poi, che mi piacerebbe che prima o poi fosse recepito dai miei colleghi. Noi come associazione, come ACB, abbiamo lanciato un messaggio di questo genere, cioè queste nuove direttive, queste nuove normative, come dicevo prima, partono dal presupposto che il cliente ha una funzione di centralità. Il regolamento IVASS, che è in pubblica consultazione sulla IDD, parla di profilatura del cliente. Ecco, io direi, partendo dalla profilatura del cliente, il broker deve fare una cosa molto semplice, cioè cambiare, al di là della sua organizzazione, ma cambiare l'approccio proprio al cliente, che peraltro molti fanno già, ma estendere, diciamo, questa funzione. Cioè il broker arriva dal cliente o dal possibile cliente e non si preoccupa minimamente delle polizze che in quel momento questo cliente, quel cliente ha in corso, ma viceversa deve fare un'operazione proprio di risk management, di verifica dei rischi e stabilire sulla base dei risultati, delle informazioni che ha raggiunto, qual è il programma assicurativo adatto a quel cliente. Allora, se noi entriamo in questa ottica, primo, facciamo consulenza vera e in secondo luogo forniamo al nostro cliente o al nostro possibile cliente quel contratto assicurativo che soddisfa le proprie esigenze. Perché l'operazione poi di ricerca e di individuazione del contratto necessario al cliente lo fa il broker sul mercato. Ecco che va a cercare. Cioè il broker che va a cercare la miglior polizza, esatto, anche nel rapporto qualità-costo. Qualità-costo che risponda alle esigenze e ai bisogni del cliente e si propone poi al cliente dicendo: questo è il contratto che necessita. Quindi uno potrebbe pensare, ecco, diciamo che il mondo dell'online è soprattutto il mondo della RC auto sostanzialmente, sì, quando uno fa i confronti, l'ho provato a fare anch'io, insomma, lì deve essere un automobilista che non fa tanti incidenti, che abita al nord, insomma. Ci sono tante varianti anche lì, però effettivamente lì c'è una concorrenza basata molto low cost, cioè basata molto sul prezzo. Questo è il difetto. In che senso? Questo è il difetto nostro, italiano, che noi italiani andiamo facendo queste comparazioni, facciamo le comparazioni sul prezzo e non sul contenuto. Mentre quello che serve è il contenuto, il prezzo è l'ultima fase, diciamo. Mentre ha la sua importanza, quando fa la ricerca guarda il prezzo, cioè però guarda cosa c'è nella scatola. Mi costa 200 euro in meno, poi questi 200 euro magari sono dovuti a una garanzia in meno che c'è, piuttosto che una franchigia più alta, va benissimo, poi uno sceglie. Però ecco, secondo noi, e lì torniamo al discorso della consulenza, che nell'RC auto si può fare volendo, chiaramente è un discorso completamente diverso che nel ramo danni, questo. Ma cioè io ti devo consigliare qual è il contratto assicurativo più idoneo, il prezzo è l'ultima cosa.
importantissimo, perché è importante, però è l'ultima cosa che deve essere valutata. Ecco, lei come vede questo aspetto consulenza, prezzo e prodotto, insomma? Ma sì, poi ricollegandomi anche al discorso di D&D, noi per fortuna non siamo preoccupati, nel senso che, come dicevo prima, questo discorso di D&D anzi viene in un momento importante personalmente di crescita della nostra società, e il fatto di allargare il discorso della consulenza, il D&D ci invita a spingersi su questo argomento qua, ed è quello che faremo. Non mi preoccupa il discorso del, perché continuiamo ad avere normative nuove che arrivano, questa poi impatterà particolarmente non tanto solo sulle compagnie ma anche su noi intermediari, però dal mio punto di vista, per tutto quello che riguarda il discorso di vita, noi non siamo preoccupati, perché personalmente ci occupiamo di gestire una rete di intermediari per lo più finanziari, quindi consulenti finanziari che sono già abituati a lavorare in ambito consul con il concetto di adeguatezza, appropriatezza, quindi quello è un problema che noi non ci poniamo. Però la sfida nostra grande e interessante è quella di allargare questa attività qua anche la parte danni, e ecco, questa è una sfida molto. Lei ha già accennato all'inizio il discorso della difesa del patrimonio, no? Sì. Come vostra identity anche, che sì, adesso sì, poi sì, volete allargare. Ecco. Esatto. Ecco, da questo punto di vista, qual è l'approccio corretto al cliente per difendere il suo patrimonio, che può essere familiare, aziendale? Ci sono le successioni, lei citava prima esempio le polizze vita, che se non sbaglio non rientrano per esempio nell'asse ereditario. Esatto, diciamo che a tutt'oggi, che ne dicano certe sentenze o certe interpretazioni che vengono date negli ultimi tempi, lo strumento assicurativo ricopre nell'ambito della normativa italiana e europea un ruolo fondamentale, che presenta una serie di vantaggi. Noi in tutti questi anni abbiamo fatto formazione ai nostri consulenti, cercando appunto di andare a toccare questi punti qui e quindi analizzare il patrimonio del cliente nel suo complesso. Partiamo, sappiamo tutti, dalla situazione italiana, dove non solo siamo sottoassicurati, ma siamo anche completamente lontani da quella che è un minimo di pianificazione successoria. Sappiamo che il patrimonio in italiano è nelle mani della Silver Society, diciamo, no? E quindi sappiamo che nei prossimi anni ci saranno cifre incredibili che verranno trasmesse in successione tramite la pianificazione successiva. Diciamo, siamo un paese ricco ma che conosce poco. Però con un patrimonio privato importante, che può generare una montagna di tasse teoricamente, e invece con un'adeguata pianificazione successoria, con un'adeguata cultura si può fare. Sì, lei si riferiva a delle sentenze, forse quella sulle unit linked probabilmente, che ha sostenuto che si tratta di un prodotto finanziario e non di polizza assicurativa. Certo. Poi l'ANI ha detto no, non è vero, non cambierà. Ecco, poi alla fine è passato qualche mese e è cambiato qualcosa. No, lo so, sul discorso polizze vita. Sì, diciamo che chi lavora in questo settore, cioè lavorando in questo settore tra addetti dei lavori, sappiamo che da che io lavoro in questo settore c'è questa questione aperta, mai risolta. Io non capisco perché ci sia ancora tutto questo livello di incertezza. Fatto sta che sì, in effetti in Italia è normale che giudici di primo grado possano impugnare, possono dare un'interpretazione di un certo tipo delle polizze, quindi negativa, e così come abbiamo avuto in questo caso appunto una sentenza, stavolta però non di un giudice di primo grado, ma di una corte di Cassazione. Sì, che poi era relativa a un intermediario. Sì, no, lì poi, no, lì poi è successo, diciamo, una tempesta in un bicchiere d'acqua, che è sempre rappresentata il bicchiere d'acqua da noi addetti ai lavori, quindi diciamo che fuori non è uscito molto questo discorso qua, però ha creato ovviamente molta discussione, perché poi questa sentenza è stata ripresa in maniera un pochino incauta da un giornalista però del Sole 24 Ore, e questo ha generato tutta una serie di dubbi che poi sono stati smentiti. Ma la tempesta è passata adesso? La tempesta è passata, anche perché questione di pochi giorni fa la Corte di Giustizia Europea ha ribadito quella che un po' fortuitamente, proprio esattamente un mese dopo, ha ribadito quella che è la normativa anche a livello europeo, che è quella di dire che il prodotto, la polizza vita è data dal binomio pagamento di un premio a fronte di un rischio caso morte. Non si entra nel merito di quello che è il rischio finanziario. Sì, cui cosa c'è dentro anche la scatola di questa polizza, sostanzialmente, perché era riferito al sottostante. Insomma, però staremo qui fino a tre giorni, ci hanno messo tanti giudici, figuriamoci. No. Ecco, io volevo farvi l'ultima domanda, che siamo in chiusura. Allora, per la prospettiva, insomma, che si vedrà nei prossimi mesi, non abbiamo parlato, ma c'è anche il welfare, per esempio, che rientra nell'aspetto assicurativo, perché c'è sempre meno welfare pubblico e quindi sempre più welfare privato. Ecco, lei come vede l'evoluzione del mercato anche a breve, insomma,
Diciamo che sì, io lo vedo positivo, anche se ovviamente diciamo, ci saranno un po' di caduti, come si suol dire. Allora, la IDD ci dà una grossa mano in questo senso. Io sono estremamente positivo, l'ho sempre considerata non un balzello in più, ma un'opportunità. La IDD ci dà l'opportunità di diventare sempre più professionisti, da un certo punto di vista, e ovviamente dobbiamo organizzarci meglio nelle nostre aziende e spero, mi auguro, che il mercato assicurativo dal punto di vista delle imprese di assicurazioni si apra un po' più di quello che è aperto oggi. Anche lei vede, sì, abbiamo sentito tutti i vostri programmi, quindi non potete che avere fiducia nel futuro. Sì, io ho fiducia nel futuro assolutamente, però non sono invece abbastanza preoccupato per il lato pubblico, nel senso che è imbarazzante la differenza negativa che presenta l'Italia in termini di welfare, di spesa welfare rispetto agli altri paesi europei. Da noi spendiamo un sacco di soldi in pensioni e invece welfare spendiamo pochissimo. E l'incertezza politica che abbiamo di fronte non so se ci permetterà invece di andare a toccare questo tasto qua. Vedremo eventualmente ci sarà un sacco di spazio per l'attività privata. Magari ci rivediamo fra qualche mese e facciamo il bilancio. Arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio i miei ospiti, ringrazio Luigi Viganotti, presidente di ACB, grazie, ringrazio Rudy Pedron di Multilife, è stato un piacere. Ringrazio voi che ci avete seguito, vi ricordo come sempre che troverete resoconto di questa puntata sulla rivista New Insurance in uno dei prossimi numeri. Come sempre, alla prossima trasmissione.